Bene, eccoci. Dunque, questo sarà un video breve, soltanto per mettervi al corrente di alcune cose che ho pensato, per condividere con voi alcune riflessioni. Allora, partiamo dalla storia. Sto leggendo questo libro, Libro Nero del Comunismo. Karl Marx, filosofo tedesco, ebreo. Le sue teorie filosofiche e politiche economiche vengono raccolte da Lenin, ebreo anche lui, russo, e successivamente da Stalin per tutto il Novecento, diciamo la prima metà del Novecento. Stalin non era ebreo, era un georgiano, però è stato il peggiore di tutti. Allora, che cosa si proponeva il comunismo quando, con la rivoluzione di ottobre del 17, c'è stato l'assalto al Palazzo d'Inverno, quindi è stato deposto lo zar. Che cosa si prefiggeva il comunismo? Di dare dignità al proletariato attraverso la dittatura del proletariato, quindi risollevare le sorti della povera gente, di contadini e operai. E a livello pratico, come esiste la scienza teorica e la scienza applicata? A livello di filosofia applicata, che cosa hanno fatto Lenin e poi Stalin? Hanno ucciso i contadini e gli operai, ne hanno uccisi a milioni. Quindi una filosofia che si proponeva l'emancipazione di contadini e operai ha portato come risultati pratici l'eliminazione fisica di contadini e operai. Facciamo un salto indietro, Rivoluzione francese. 1789, organizzata dalla massoneria dell'epoca. Cosa si proponeva? Tre principi, tre colonne portanti: libertà, égalité, fraternité. Quindi la rivoluzione francese si proponeva di dare libertà, eguaglianza e fratellanza al popolo, sconfiggendo la monarchia. Come nel caso del comunismo, il nemico era lo zar. Nel caso della Francia della fine del Settecento, il nemico era il re e la monarchia. Che cosa è successo poi a partire dal 1793, o forse anche un po' prima? Che libertà, eguaglianza e fratellanza sono state obnubilate, cancellate, eliminate. Migliaia di persone anche in Francia sono state uccise, decapitate. Andiamo ancora un po' più indietro, facciamo un salto di qualche secolo. Il cristianesimo fondato da Paolo di Tarso, San Paolo, l'apostolo dei gentili. Il cristianesimo che cosa si proponeva? Di dare dignità, il solito discorso, dare dignità ai poveri contro i prepotenti. E beh, nel corso dei secoli successivi al terzo secolo, perché la nascita vera e propria del cristianesimo data dal terzo secolo d.C. con Costantino. Che cosa è successo nella realtà storica? Che i poveri sono stati uccisi, il cristianesimo ha ucciso la povera gente mentre diceva di volerla salvare, di volerla emancipare. I massoni francesi, con la rivoluzione francese, hanno ucciso la classe media, i sacerdoti, per esempio, i borghesi, mentre diceva di voler eguagliare i diritti dei popoli, del popolo. Il comunismo che cosa ha fatto? Voleva l'eguaglianza, la giustizia sociale e ha ammazzato milioni di contadini, di operai. Allora, queste tre filosofie, cristianesimo, la rivoluzione laica massonica e il comunismo di matrice ebraica, queste tre filosofie sono mortifere, sono diaboliche. Ci sono stati dei diavoli che hanno ammazzato milioni di persone. In nome del cristianesimo, in nome della laicità massonica e in nome del comunismo o del bolscevismo, se preferite, che per me sono la stessa cosa. Allora io vi dico, state attenti, quando qualcuno dice io sono di sinistra, io sono per i nobili ideali di giustizia, di eguaglianza, ok, va bene, ma c'è un proverbio che dice l'inferno è lastricato di buone intenzioni e questo proverbio si può applicare in tutti e tre i casi che ho citato. Cristianesimo, laicismo della Rivoluzione francese e comunismo.
I personaggi che hanno fatto la storia hanno portato l'inferno in terra per milioni di persone. Queste sono considerazioni che ho avuto nelle scorse ore leggendo questo libro. Parliamo di attualità. Allora vi faccio vedere una cosa. Questa qui è la mia collezione di mascherine, la vedete? Mascherine di tutti i tipi, cioè principalmente quelli di Garza, ma ce n'è anche qualcuna carina. Ecco, le ho raccolte per terra, io sono un ecologista, quando trovo dei rifiuti per terra lì, li tiro su. Queste erano in buone condizioni, me le sono tenute, le vedete? Spero che si vedano. È la prima volta che le faccio vedere in pubblico, non so neanche io perché l'ho fatto. Le ho qui, diciamo che sono un collezionista di mascherine. Ma un'altra cosa vi voglio dire a proposito della situazione attuale di dittatura sanitaria in cui ci troviamo. Si è presentato mio cugino e mi ha portato queste tre cose qua. Le vedete? Sono tre cartelloni plastificati. Li conoscete perché sono 10 mesi che li leggiamo dappertutto, fuori dalle porte dei negozi, dei ristoranti. Obbligo di indossare la mascherina, lavarsi frequentemente le mani. E allora me ne ha portati tre, uno, due e tre, sono uguali, plastificati. Gli ho chiesto, ma da dove vengono questi? Ah, uno dal cancello della scuola di musica, gli altri due dall'asilo infantile. E perché li hai tu? Perché li ho tirati giù? E perché li hai tirati giù? Ah, perché non li voglio più vedere in giro. 10 mesi fa, all'inizio di tutta questa farsa, avevano un senso, no? Potevamo anche accettarlo, non riuscivamo a capire bene che cosa stava succedendo. Adesso basta. Adesso questi testi qua, questi manifestini, sono diventati semplicemente osceni, osceni, non si possono più vedere. Noi abbiamo un premier, un primo ministro che minaccia di trattamenti sanitari obbligatori. 30 milioni di italiani, tanti quanti sono quelli che non vogliono vaccinarsi. Magari sono anche di più, 40 milioni di italiani sono dubbiosi perlomeno, non vogliono essere vaccinati. E Giuseppe Conte cosa fa in televisione? Dice, ma forse si potrebbe eventualmente, quasi quasi, un TSO. Ma basta, non se ne può più, veramente. Attraverso i telegiornali. Questi personaggi squallidi che siedono abusivamente in Parlamento, che interferiscono con le nostre vite, con le nostre abitudini, questi personaggi non li possiamo più sopportare. Allora, vi ricordate Sara Cugnal, che anche lei è un membro del Parlamento? Sara Cugnal disse: dobbiamo accendere tanti piccoli focolai di resistenza. Bene, allora cominciare a tirar giù questi manifestini qua, come ha fatto mio cugino, che lo ringrazio per questo, è un segnale, è un piccolo focolaio di resistenza. Basta, ci siamo proprio stufati. E se sono all'interno del vetro del ristorante o del negozio, una bomboletta spray, una X sopra, disegnata sopra, così il giorno dopo il titolare del negozio deve pure perdere tempo a pulire e magari ci riflette su. Niente sangue, per carità, armi esplosivi, giammai, assolutamente no. Però dobbiamo dimostrare in qualche modo, soprattutto con la disobbedienza civile. Questo è il mio attuale pensiero. Nel mio piccolo, forse farò anch'io come ha fatto mio cugino, comincerò a tirar giù questi osceni manifestini. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao.